Attenzione. Andiamo. Ragazzi, sono le 3 del mattino, domani niente scuola, niente lavoro. Insomma, non per tutti, per esempio a scuola mia si entra un'ora dopo, però per altre scuole invece c'è vacanza. L'appuntamento annuale qui in Piazza Cavour è una tappa d'obbligo, un fatto di moda oppure qualcosa di più? Ma forse oggi sì, è un fattore di moda, però negli anni passati no, completamente. È stato sempre una bellissima tradizione, però penso che si sta perdendo, perché sta diventando un po' la festa pagana. Sono le 6:15 del mattino e la festa di Sant'Agata vive uno dei momenti culminanti, più avvincenti, quello della salita di San Giuliano, con il Fercolo trainato dai fedeli in corsa lungo il ripido pendio ubicato nel centro di Catania. Questo è un percorso a rischio per qualche pericolo di caduta da parte dei fedeli che può verificarsi, e poi la tradizione vuole che la Santa percorra questo tragitto speditamente senza intoppi affinché sia un'annata felice per la sua città. Superata la salita imboccherà la via dei Crociferi, va speditamente la Santa, si vede un fiume bianco in movimento, sono i sacchi, i cosiddetti sacchi bianchi che indossano i cittadini, così come si riconoscono tra loro gli ignudi, come la storia tramanda, gli ignudi che accolsero le reliquie della Santa al rientro da Costantinopoli dopo che furono trafugate, era l'anno 1000, la Santa rientrò a Catania nel 1126. Dopo che furono trafugate da Costantinopoli, appunto, questa folla vestita di bianco accolse festosamente la sua patrona, ed è la stessa che adesso vediamo trainare di gran forza questo fercolo tutto argentato, tutto decorato a festa, con la Santa portata decisamente in trionfo. Un lungo applauso accompagna l'arrivo, il percorso è andato speditamente, quindi si profila un'annata felice per la città in questo giorno che spunta. Si vedono già le prime luci dell'alba, fra qualche ora il percolo farà il rientro al Duomo dopo aver celebrato le ultime funzioni religiose in via dei Crociferi, uno degli angoli più suggestivi della città.
Sono le 7 del mattino del 6 febbraio, cresce l'attesa, la stessa folla che proporzionalmente ha accompagnato la Santa in via dei Crociferi adesso si riverserà di nuovo in Piazza Duomo per portarla trionfalmente all'interno della cattedrale. Del 6 febbraio, dopo questo commovente saluto della città di Catania alla sua santa, Sant'Agata torna in cattedrale e i catanesi adesso dovranno aspettare 365 giorni per vivere con lei un'altra notte di folklore e devozione in questo simbolico ma caloroso abbraccio che tutta la cittadinanza dà alla sua santa patrona. È lunedì mattina, abbiamo seguito tutta questa processione, è finita ancora una volta tutta questa grande, grande attività. Peccato, poteva durare di più, perché in ogni catanese c'è la tristezza che è finita. Però ricominceremo subito a organizzare l'altra, perché la soddisfazione è enorme. L'amore per la città è grande. Proprio viene qui, da questo amore che sia per Sant'Agata, sia anche per Catania. Ecco, lei è presidente del comitato, ha vissuto intensamente la preparazione dall'anno precedente, poi tutto in attesa di quello che poi sarebbe accaduto. Migliaia di persone in piazza, e come ci si sente alla fine di tutto questo? Non ci si sente soli, ci si sente in compagnia, ci si sente felici e siamo certi che tutti assieme, così come siamo uniti per Sant'Agata, dovremmo essere anche uniti per altre cose e avere lo stesso risultato, lo stesso trionfo, la stessa speranza del domani. Io le ho chiesto ieri pomeriggio, se era cambiato qualcosa nei festeggiamenti per Sant'Agata. Oggi che tutto è finito, le sembra come tanti anni fa quando partecipava alle processioni, alle messe, agli incontri con gli altri concittadini? Sì. È sempre lo stesso, direi anche con più fervore, perché nei giovani si sta risvegliando un certo senso di fede, perché poi Sant'Agata non è solo fede ma anche cultura. E dunque abbiamo delle masse incredibili che vengono a tirare il fercolo di Sant'Agata o che sostano per vedere passare Sant'Agata. La tristezza di stamattina è grande, lei vedrà che ci saranno le scuole deserte, gli uffici deserti, perché tutti stanchi ma tutti contenti. Tutti soddisfatti, perché veramente la città ha risposto così come ogni anno. Si trova aggregata, unita, felice. Termina qui questo speciale della Cronaca in Diretta su un fatto che noi abbiamo voluto raccontare in un modo particolare, il modo dei cronisti. Abbiamo visto l'aspetto religioso, l'aspetto di partecipazione. Abbiamo ascoltato delle testimonianze, io ringrazio Paolo Cingolani e Alberto Balzarini che ci hanno consentito di mostrarvi quello che accade in una grande città del sud.